diese Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben, der Himmel in Grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi vi porterò un gameplay particolare di un gioco che ho trovato ieri sera nel Play Store. Non so se c'è anche per iOS, questo sia chiaro, perché uso un LG G4 e quindi non so. Comunque questo gioco per gli amanti di Bomberman praticamente è la stessa cosa, solo che è un multiplayer. Cioè si può giocare contro altri giocatori, è molto carino, secondo me è anche abbastanza ben fatto. E tra l'altro si può anche giocare in singolo, c'è una bella campagna, è suddivisa anche in diverse campagne oltre quella principale, tipo la ricerca medievale che ti porta poi a prendere questi tesori, diciamo. Allora, la difficoltà di questo gioco è abbastanza alta, nel senso che comunque si ha un po' di difficoltà nel gestirsi lo spazio nello schermo. E infatti a volte capita che ci si inceppa nei muri e questo sapete benissimo che come diciamo che essendo un gioco multiplayer, se tu ti blocchi in un muro è un problema. Ma questo sempre perché riguarda il sensore di movimento, proprio a livello della non prende bene il tocco, però comunque è sempre ben fatto. Andiamo a fare... no, questo lo so, già l'ho provato. Andiamo a fare prima una partita della campagna, così vi faccio vedere e siamo molto tranquilli. Andiamo a cliccare sul 3. Ovviamente è pieno di pubblicità, vabbè ragazzi, però è un gioco gratuito, quindi ci sta, dai, ci sta. Siamo buoni e comprensivi. Interessante, pare che queste gemme possano aumentare di molto le mie capacità. Cerchiamo di trovarne altre. Quindi dobbiamo trovare delle gemme che ci danno dei potenti, ecco, diciamo così. Ovviamente qui ci sono le classiche, i classici, diciamo, vantaggi che dà Bomberman. Ogni volta che distruggete un muro, non sempre, vi dà dei vantaggi tipo camminare più veloce, oppure dell'oro che potete utilizzare, anzi dei lingotti d'oro che potete utilizzare per acquistare dei miglioramenti prima della partita. Oppure questa sfera rossa significa che la vostra fiamma arriverà più lontano quando esplode la bomba, come adesso vedrete, ecco. Quelle fiamme arrivano più lontano grazie a quello. Quello scheletro è meglio non prenderlo perché non sono molto non è molto vantaggioso prenderlo. Ok, quindi prima di aprire i muri e far arrivare, anzi già quello è aperto, quindi non è che sia tutta questa cosa bella, distruggiamo quello scheletro lì che non va bene prenderlo, ripeto. Oddio, morirò. Non sono morto. Sappiate che non è detto che vinco al primo colpo, perché ripeto, è abbastanza complicato. Certo, poi tutto sta ad abituarsi. Oddio, sono morta, raga. Ah no, già, vero, c'ho il cuoricino, quindi non posso morire perché ho questi cuoricini qui. Questi cuoricini qui praticamente sono tipo delle vite che hai, ecco, le possibilità che se ti colpiscono i nemici non muori subito. Io ovviamente oso perché amo questi giochi, quindi gioco tantissimo. Quello non è morto perché Agab dice io alla morte ciao. Ho preso lo scudo così che non mi potesse fare niente il nemico. Vediamo di riuscire a distruggerlo. No, sì, l'ho distrutto, benissimo. Perfetto. Perché questo rimbalza? Vediamo un attimino. Oh, la chiave. No. Stronzo, io volevo pigliarlo quello. Yuhu. È morto. Ok, io mi diverto sempre a distruggere tutti i blocchi che sono presenti nella mappa, perché poi così mi diverto a prendere tutti i miglioramenti. Anche se adesso, essendo che non ci sono i nemici, non sarebbe più necessario, ecco, abbiamo distrutto anche tutti i nemici. Però in realtà, essendo che si celano dietro anche cose tipo i lingotti d'oro che ti servono anche in vari livelli e non solo in questo, perché questi miglioramenti che noi stiamo prendendo adesso servono solo per la partita attuale, e mentre i lingotti d'oro, il tesoro, queste cose qui si possono utilizzare anche in altre, diciamo, si possono utilizzare per comprare comunque dei miglioramenti anche negli altri livelli.
Ecco ragazzi, quando finisce il livello, praticamente ci troviamo in questa schermata, dobbiamo scegliere il premio. Oh, abbiamo capitato una gemma, benissimo, così vi faccio vedere anche come funziona. Evviva, una seconda gemma, perché già una l'avevo presa nel primo livello. Ancora una per poterle fondere insieme. Quindi andiamo nella schermata delle gemme, come potete vedere qui, si possono praticamente utilizzare per migliorare. Ad esempio una gemma rossa, in questo caso penso che sia questo, una gemma rossa ti dà la possibilità di aumentare già di base il tuo range del fuoco. Quindi è molto utile questa cosa qui. Siamo arrivati a livello 4. Detto questo, vi faccio vedere anche un'altra modalità, che sarebbe questa qui, appunto, la ricerca medievale. È un po' più complicata effettivamente, e in questa modalità i miglioramenti che avete non funzioneranno. Ovviamente se guardate i video potete anche partire già con dei miglioramenti, cioè vi danno delle cose in più. Ecco, adesso ragazzi morirò subito, perché se notate quei soldati lì sono davvero difficili. Muoio? No. Oddio, c'è un ragno che corre velocissimo e mi vuole uccidere. Ok, l'abbiamo ucciso. Quei soldati lì davvero ragazzi sono incredibilmente difficili da uccidere. Qui dovrebbe andare bene. Tanto non l'abbiamo ucciso comunque. Ecco, lui ci ha colpito bene. Dobbiamo cercare di distruggere questi ragni innanzitutto, possibilmente, sarebbe anche bello. Dai, cammina, avete visto? Ogni tanto ci si impalla. Lì. Ok. Apriamoci un po' le strade. Adesso vi farò anche vedere quei soldati perché sono difficili da sconfiggere. Praticamente li dobbiamo colpire due volte e loro ci rincorreranno, quindi non è per niente difficile, per niente facile. E quando arriveranno praticamente vicino alla bomba, la colpiranno e la bomba esploderà. Quindi capite da soli che questa cosa è un po' difficile da gestire. A questo punto io metterei una bomba qui. No, pensavo che il ragno andasse lì. Riprovo. No. Niente, non ho intenzione di scendere quel ragno maledetto. Ovviamente adesso scende, ma adesso è morto. Perfetto, ragazzi. Dobbiamo prendere dei altri miglioramenti per poter pensare di sconfiggere quei soldati lì. Ok, quella bomba lì è inutile. Anche no, perché ci ha dato un lingotto. Perfetto. Abbiamo anche distrutto il ragno, ma quanto siamo bravi. Oh mio Dio, quello è libero. Anzi, tutti e due sono liberi, ragazzi. Moriremo malissimo. Ok, vediamo. Per fortuna li ho distrutti tutti e due, perché avevo una vita. Io non sono morta e sono morti tutti e due. Avete capito quindi la difficoltà, che loro ti inseguono, poi quando tu lanci una bomba praticamente loro la fanno esplodere, quindi devi in poco tempo capire come poter colpire solamente loro senza ucciderti tu. Ok, quindi facciamo così. Abbiamo altri soldati, però effettivamente non lo so se ci conviene affrontarli. Ma ormai lo dobbiamo fare, ragazzi. Ok. Perfetto. No! Vaffan bagno. La cosa si complica, ragazzi. Dai, potevi andare verso la bomba stronzo. Ah, l'ho colpito lo stesso. Ed è morto. Perfetto, adesso abbiamo due forzieri da poter prendere. Wow, ci ha dato anche tanti vantaggi, che effettivamente era meglio prendere all'inizio, ragazzi. Non ci ho fatto caso, va bene, scusate. Adesso facciamo così.
Qui non la metto perché sennò non posso scappare. Facciamo così. Ok. Quindi diciamo che questa modalità comunque, ragazzi, è molto particolare ed è molto simpatica. Comunque diversifica il gioco, lo rendono davvero comunque molto giocabile. Tra l'altro abbiamo trovato la chiave, quindi possiamo tranquillamente anche finire il livello. Ovviamente per finire i livelli ogni volta dobbiamo trovare le chiavi per aprire quello. Livello completato. Perfetto, avevo scelto questo baule, ci ha dato 19 di oro. Bene, ottimo lavoro, grazie. Quindi usciamo e possiamo fare una partita multiplayer. Credo che... no dai, facciamola una multiplayer, tanto comunque perderò perché è difficile, davvero difficile. Eccoci qua ragazzi, siamo nel menu della partita multiplayer, cioè nella stanza diciamo d'attesa nella partita multiplayer. È praticamente iniziata, siamo praticamente 2 versus 2 praticamente, sì. Io farei anche così. No, ho distrutto una bomba. Quello sì che era un vantaggio. Ok. Che miglioramenti. Per fortuna lui non me li può prendere. L'ho preso io. Oh mio Dio, mi ha tirato una bomba tantissimo lì. Questi sono appunto tutti i miglioramenti che sicuramente, ragazzi, potremmo trovare più avanti nel gioco. Quello lì ci distruggerà tantissimo perché è fortissimo, ragazzi. No, guardate lì che stronzo. Dai ragazzi, per quello c'ha tutti gli, ovviamente come si dice, i miglioramenti, cose. Io ovviamente ho iniziato da poco, quindi non ho tutti questi miglioramenti. Ok, siamo saliti di livello, bene. Benissimo ragazzi, classica, ovviamente modalità classica. Spero di trovare una partita con 4 giocatori perché sarebbe anche più carino. Perfetto, good game. Ok ragazzi, è iniziata una partita che siamo in 3. Quelli hanno delle bombe tipo particolari. Ah, ce l'ho anch'io. Screech ha vinto. Cioè, si sono ammazzati. Ho vinto, ragazzi. Che merda. Va bene, comunque, dai, per non prolungare troppo il video, ragazzi, per adesso vi lascio così. Secondo me è un gioco molto carino. Se volete vedere un altro gameplay, magari anche dopo che mi miglioro un pochino, lasciate dei pollici in su, così magari la prossima volta porterò anche delle partite un pochino più carine in multiplayer e qualche altra partita nella campagna se vi è piaciuta. Detto questo, vi mando un grosso bacione, vi do appuntamento al prossimo video e se questo vi è piaciuto, spollicciate, commentate e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ich atme den Regen, ertrage das Leben, der Himmel in Grau.